titolo RV racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, RV, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. RV ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. E il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di RV. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di RV. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di RV, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Buon pomeriggio amiche ed amici di Rete 8, bentornati al nostro classico appuntamento pomeridiano con Di Pomeriggio. Siamo sempre all'interno della meravigliosa location del Chiostro degli Zoccolanti di Montorio al Vomano per continuare a raccontarvi quello che è stato il Festival RV. La puntata di oggi tutta al femminile, ve la preannuncio, parte ed inizia con la collega Adele Di Felice Antonio del quotidiano Il Centro, quotidiano dell'Abruzzo, che tramite i suoi articoli ci racconta un po' quello che succede nell'entroterra teramano con i vari eventi, le varie situazioni, purtroppo anche fatti di cronaca, ma principalmente ci fa uno specchio appunto su quelle che sono le iniziative dei comuni montani. Benvenuta Adele, buon pomeriggio a te, innanzitutto come stai e poi come procede il lavoro? Buongiorno a tutti, mi scuso che ho un po' la voce bassa, non ti preoccupare, l'aria condizionata. Il lavoro procede tutto bene, vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato questa mattina e soprattutto sono felice perché gioco in casa essendo di Montorio, quindi per me è sempre un onore. Di solito quando si gioca in casa diventa tutto più complicato perché c'è la necessità e l'obbligo di fare le cose per bene, ma qui devo dire che siamo entrambi con le spalle coperte. Festival RV, dicevamo, 2 settimane di eventi, tanti cori, tanta musica, tanta enogastronomia e soprattutto direi con la sfilata degli alpini, Adele, che tu hai raccontato, tantissimo sociale, tantissimo volontariato e tanta voglia di mostrare le cose belle di questo corpo che nel corso degli anni ha dato sempre una mano alle nostre, ai nostri paesi, ai nostri territori.
E certo, come hai detto tu, è stato un festival movimentato che ha portato tantissima gente a Montorio, ma soprattutto il comune denominatore è stato proprio questa rilevanza, dare rilevanza all'Abruzzo, attraverso i cori, attraverso tutte le esibizioni che ci sono state. E poi il clou è stata la sfilata degli alpini, io l'ho raccontata, innanzitutto sono molto legata agli alpini perché lo zio di mia madre è stato una delle vittime della campagna di Grecia e Albania, e quindi ecco, tra parentesi, mai tornato. Io sto facendo delle ricerche da tempo, ma proprio non riusciamo a sapere il punto dove è venuto a mancare. E poi questa sfilata che ha riportato movimento nel centro storico dopo tantissimi anni a Montorio è stato bello. Soprattutto è stato bello raccontare la storia dell'alpinometri di Montorio, che cucendo un colbacco di coniglio a un suo commilitone l'ha salvato, come lo racconta lui stesso in una lettera prima di morire, da fargli gelare il cervello durante la ritirata a Seleniar. E quindi questa storia mi ha toccato veramente tanto, come tutte le storie che racconto dall'entroterra. Io amo definirmi una giornalista di montagna e ne sono veramente onorata, perché nel corso di questi quasi 10 anni al centro ho raccontato veramente tantissime belle storie, soprattutto di resilienza e coraggio. E soprattutto, a proposito di resilienza, territori che tu conosci benissimo, che subiscono, direi naturalmente, una sorta di spopolamento causa soprattutto sisma, anzi due, quello del 2009 e del 2016, e che non vuole mollare, vuole riprendersi, vuole tornare a vivere, ma tu che hai il polso della situazione, soprattutto relativamente ai primi cittadini e chi amministra questi territori, che tipo di umore vedi, percepisci, che tipo di grinta mettono in mostra per cercare di superare questi momenti così complicati e difficili? Allora, innanzitutto quella dello spopolamento è una vera e propria emorragia che già c'era nel tempo e poi si è acuita appunto con i terremoti. Io ho scritto un articolo proprio una volta dove c'era una indagine della CGIL e dimostrava che dal 2019 al 2018 addirittura di residenti nei comuni cratere erano venuti a mancare praticamente più di 5.000. Parliamo di residenti senza contare i domiciliati, quindi praticamente un paese come Isola, ma se ci mettiamo i domiciliati anche un paese come Montorio che è andato via. Quindi questo è un problema grandissimo e io vedo, devo dire che c'è molta grinta da parte dei primi cittadini, ma anche delle persone stesse, perché quello che ho notato è anche un attaccamento fortissimo al territorio, perché tante persone non lo vogliono lasciare. Il problema è la carenza dei servizi, perché se c'è carenza dei servizi poi purtroppo le persone sono costrette a lasciarlo. Io mi auguro che questo bellissimo territorio si possa riprendere, una ricostruzione lenta, purtroppo è stata molto lenta, naturalmente per i problemi che sappiamo, un po' perché i piani di ricostruzione dei centri storici sono stati approvati alla vigilia del territorio del terremoto del 2016, quindi poi non si è potuto fare niente. Sovrapposti. Poi c'è stato tutto il problema normativo, la sovrapposizione dei sismi, eccetera. Adesso si è data una quadra e quindi spero veramente che si possa far tornare le persone nelle case, perché sradicarle per più di 10 anni e poi è difficile riportarle sul territorio. Si abituano ad un'altra vita e poi di riflesso non tornano. E Arvì invita proprio a questo, no? Il festival intitolato così per stimolare i tanti cittadini che hanno lasciato il territorio a tornare. Tu racconti anche, come detto, spesso gli eventi, le manifestazioni dei vari comuni. Ti chiedo, e qui mi devi essere più che sincera, secondo te basta la cultura, basta l'arte per far ritornare la popolazione, oppure c'è bisogno di qualcosa di più sentito, di più tangibile, come dicevi tu, appunto, i servizi e principalmente l'opportunità lavorativa? Beh, allora, parlare di cultura a una che è amante del bello e soprattutto che crede nella cultura veramente come, forse secondo me la cultura è l'unico veicolo, l'unico, il più importante per rinascere, perché la cultura ti dà comunque la capacità della consapevolezza, di saper discernere, e quindi comunque è importantissima. Di sicuro non basta, perché qui c'è bisogno di servizi, di strutture, di lavoro e di soprattutto vie di collegamento, perché ripeto, è un territorio bellissimo, un territorio che offre tanto, ci sono tante opportunità. Io ho raccontato tantissime storie anche di giovani che restano
ci provano e ci riescono. Quindi credo che effettivamente ci debba essere una volontà comune e soprattutto anche una volontà politica di non depauperare questo territorio, sempre a favore, ma non che me ne vogliano, però sempre a favore delle zone marine, che sono quelle più popolate effettivamente, però insomma di dare importanza anche alla montagna, alla nostra montagna che è bellissima. Un occhio di riguardo, una lente di ingrandimento da puntare su questi territori, noi ce la stiamo mettendo tutta sotto l'aspetto giornalistico per evidenziare queste difficoltà e per trovare, immagino, anche delle soluzioni, mettendo in mostra quelle bellezze che ci sono e che spesso e volentieri non vengono evidenziate. Quindi direi che il lavoro principale, il nostro, quello di raccontare, è questo. Sì, noi raccontiamo, infatti, io ringrazio il centro e il mio capo servizio di Noventurone che mi dà questa possibilità di raccontare, però giusto mi sta venendo in mente, spesse volte quando scrivo gli articoli sento tanti amministratori di chiedere una zona economica speciale, no? Magari qualche sgravio, perché dicono effettivamente avere un bar magari in un piccolo paese ha gli stessi costi di uno che ce l'ha in una grande città, con naturalmente utili diversi. Quindi diversa. Ecco, anche un occhio, un po', secondo me ci deve essere una rete, no? Oggi si parla sempre di rete, una rete tra istituzioni e le persone che ci vivono, per poter riportare su questo territorio bellissimo. Montorri adesso è pieno di cantieri, quindi ci auguriamo presto che il centro storico torni a fiorire, e come tutti gli altri paesi del cratere, perché veramente, l'ho raccontato in tantissime storie, hanno sofferto tanto, tanto, tanto. E noi auguriamo invece alla nostra Adele di Felice Antonio, del quotidiano Il Centro, di poter raccontare a breve, anzi di poter scrivere a breve, un articolo col titolo Montorio è ricostruita, in modo tale che il suo invito fatto agli enti sovraccomunali per accelerare la ricostruzione arrivi all'obiettivo e venga tra virgolette a dar man forte a tutta la cittadinanza, ovviamente non solo di Montorio ma di tutte le zone colpite dal sisma e dallo spopolamento. Grazie di tutto, Lorenzo, Adele. Un'altra cosa, un altro, sì, invece appello che dico proprio in tema di Arvì, perché in dialetto nostro Arvì significa torna. Esatto. L'altro giorno lo stavo legando quasi un po' all'Arminuta, no? Perché il fatto che è della di Pietro Antonio in questi giorni, quella è una storia diversa, però ecco, dico a tutte le persone che hanno lasciato il territorio per causa di forza maggiore, perché non hanno più le case, di tornare, quindi in dialetto si direbbe Arvenote, ecco, però ecco, per legarlo proprio al tema del vostro festival, e grazie a voi per questa opportunità. Grazie a te, Adele, buon lavoro. L'avevo detto in apertura, sarà una puntata, un approfondimento tutto al femminile, dalla parte giornalistica, quella di Adele di Felice Antonio, alla parte artistica, ma non vi svelo nulla. Sotto la tua finestra ci sta la fonda. Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. E il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food.
Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arví. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arví. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arví, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Raggruppa coristi dei centri ricreativi della terza età di Casalbordino e di Torino di Sandro, sostenuti dalle rispettive amministrazioni comunali. Questi centri hanno la finalità di essere un punto di incontro, di aggregazione e di integrazione sociale. È nato all'inizio a Casalbordino, diretto dalla professoressa Loredana Miscia, nell'anno 2000, ad opera di coristi di Casalbordino con il nome Giuseppe Ruzzi. Successivamente si sono aggiunti i coristi di Torino di Sangro, Donato Iezzi, e nel 2009 le due formazioni corali si sono fuse scegliendo un nuovo nome, Emozioni Antiche, sempre sotto la direzione del maestro Loredana Miscia. Si è formata così una grande aggregazione corale di 37 elementi tra i 65 e gli 85 anni. Sin dall'inizio l'intento era di migliorare attraverso il canto la qualità della vita degli anziani, per allontanare da loro, con l'avanzare dell'età, lo spettro dell'inutilità e della decadenza fisica e psichica. Successivamente la ricerca del folklore e nella tradizione abruzzese ci ha permesso di assolvere ad un compito culturale meritorio, quello di tramandare alle nuove generazioni i canti della nostra terra. Il coro si è esibito in varie manifestazioni quali rassegne, concerti, meeting, concorsi, celebrazioni civili e religiose in ambito regionale, nazionale ed anche all'estero, in Ungheria, in Spagna, in Croazia. Nel 2011 il coro Emozioni Antiche è stato nominato Patrimonio Culturale Italiano. Dirige il maestro Loredana Miscia. Un applauso. Alla fisarmonica la bravissima Diana Baboro. Ringrazio tutti gli organizzatori di questa splendida manifestazione Arví, Festival di Arte e Canto, che ci hanno permesso di essere qui questa sera. Il primo brano che eseguiamo, Oilì Oilà, versi di Michelina Di Nella e musica di Pasquale De Rosa. Il brano è stato scritto appositamente per noi nel 2016 per partecipare al Festival Internazionale di Ortona organizzato dalla professoressa Vinia Mantini. Parla di una ragazza con una rosa tra i capelli ed uno sguardo allegro e spensierato che fa sognare chi osserva ricordando il tempo passato della giovinezza. Buon ascolto, Oilì Oilà. Thank you.
una notte piena di stelle, un giovanotto innamorato invita un marinaio in quella serenità a cantare una canzone che possa aggiungere alla sua innamorata e che la faccia ricreare l'anima e il cuore. Cielo e mar, versi di Luigi Illuminati e musica di Antonio Di Orio. Innamorata, versi di Giulio Sigismondi, musica della figlia Mirella Sigismondi, è stata presentata alla 21ª Maggiolata di Ortona del 1952, applaudita da Guido Albanese, l'autore di Vola Vola. Parla di un fusaro che, scendendo dalle nostre montagne, si innamora di una ragazza della marina. Poi la ragazza muore e il giovane fusaro, disperato, segue la sua stessa sorte buttandosi da una rupe. Un canto molto drammatico ma bello. Voce solista Giuseppe D'Amario. Montagne da davanti.
L'amore me che vo di Emilio Spensieri, musica di Lino Tabassi. L'innamorato chiede cose, poche cose per essere felice. Una piccola parure, una casetta, una culletta con un piccolo bimbo, una bocca dolce da baciare. L'amore me che vo. Canto Amara Terra Me è un omaggio all'Aquila del maestro Francesco D'Urbano, che aveva studiato in questa città prima della tragedia del terremoto. È una canzone molto emozionante che mette in evidenza la voglia di rinascere di questa città dopo il sisma che l'ha colpita il 6 aprile del 2009. Buon ascolto. Thank you.
proseguiamo con Lu bene che te voglio, versi di De Maio, musica di Olindo Iannucci. Mi fa tremare l'amore, lu bene che te voglio, ma brucia e mi fa struio. Voci soliste, Antonella Di Donato e Giuseppe D'Amario. Solisti, un applauso ancora più grande.
concludiamo con l'ultimo brano su Nera Band di Antonio Moschetta. Le bande erano l'orgoglio della nostra bella terra e quando si era tristi e appassionati il suono della banda durante le feste ti ridava la vita, portava gioia e felicità. Buon ascolto e con questo brano ci salutiamo. Arrivederci. Facciamo un applauso ad Emozioni Antiche, al direttore Loredana Miscia per questa esibizione. Venuto bene? Erano un po' emozionati, più del solito. Come mai? La piazza forse? Forse. Però un voto in pagella glielo possiamo dare? Sette. Sette addirittura. E allora sono andati bene. Grazie di cuore, grazie. È rigida.
No, no, ma lei è espansiva anche nei voti, nei giudizi. Grazie di cuore, Loredana. Sotto la tua fine. Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. Il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, due mostre d'arte, due convegni, due spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. E allora eccoci tornati qui presso il chiostro degli Zoccolanti, amiche ed amici di Rete 8. A farci compagnia è arrivata Anna De Paulis della Galleria Hart, che ha presentato durante il festival Arvì una sua particolarissima mostra che ci porta indietro nel tempo ad evidenziare il valore delle donne sotto altre forme, sotto altri aspetti. Sì, questa mostra vuole raccontare le donne nel 1860, quindi in un contesto di post-brigantaggio, storie di donne molto particolari. Erano donne che non avevano molte scelte o erano contadine magari in una società particolarmente patriarcale e quindi molto, diciamo, relegate ai ruoli marginali, oppure alcune di loro hanno avuto questa forza di provare a dare un senso diverso alla loro vita. Non vogliamo sannare il brigantaggio come figura, perché sappiamo bene che quando c'è una guerra entrambe le parti poi commettono crimini e ci sono situazioni magari non condivisibili, però quella del brigantaggio postunitario è una prima resistenza del sud, quindi anche dei nostri territori. Noi ci siamo posizionati qui sul muretto sotto a una delle volte di questo meraviglioso chiostro, e sullo sfondo hai preferito evidenziare la figura di Michelina di Cesare con una sua, possiamo dire, foto particolarmente accattivante. La vedo pensierosa con un'arma lì nelle sue vicinanze.
Allora sì, la pistola che vediamo in realtà viene da un processo sul brigantaggio, è stata reperita nell'archivio di Stato di Teramo, tra i fascicoli del 1800, e ci tengo a ringraziarvi per la disponibilità. Per quanto riguarda questa foto, è una foto particolare perché in realtà è stata scattata pari in uno studio fotografico a Roma. Lei era vestita in abiti tradizionali ed è una foto molto in realtà preparata, quasi da studio. E nel suo caso è molto emblematica perché poi rivedremo Michelina solo post mortem. Io ho scelto di non mettere le foto delle brigantesse diciamo morte oppure in situazioni diverse perché volevo alleggerire un po' questa tematica. Non tutte per fortuna hanno subito una fine così tragica, però quella di Michelina sì, è diventata il simbolo poi della violenza che c'è stata verso il sud, verso queste figure. Da curatrice, perché questa scelta? Da dove è venuto? Un avvenimento particolare che ti ha colpito, una lettura, un'immagine che ti è passata davanti agli occhi? Allora, in realtà mi ha stupito trovare l'Abruzzo tra gli spettacoli teatrali del 1800, però in Inghilterra, a Londra. E si parlava della nostra regione, prima in una maniera, diciamo, non molto lusinghiera, ovvero di una parte dell'Italia abbandonata, selvaggia, ma con il romanticismo inizia a venire fuori tutta una visione più romantica appunto delle nostre terre e quindi possiamo pensare che in Inghilterra c'era questo spettacolo che raccontava i briganti d'Abruzzo e del sud. E lì è scattata la scintilla, si è accesa una lampadina da abruzzese verace, lo possiamo dire, sei di Torricella sicura se sì, non erro. Sì, sì. Allora lì è successo questo, che il titolo del primo spettacolo, che poi loro lo portavano nel 1600, in realtà si chiamava La regina degli Abruzzi. E questo mi ha incuriosito, mi ha fatto avvicinare di più a questo loro mondo. Ero curiosa di vedere chi erano poi queste brigantesse. Ovviamente non c'è solo Michelina di Cesare, ci sono altre figure, però possiamo dire lei è il simbolo del brigantaggio al femminile, Anna. Sì, sicuramente uno dei volti più importanti del brigantaggio femminile. In particolare in questa mostra un'altra figura che ho trovato interessante è quella di Francesca Lagamba, perché lei ha una storia molto particolare, in realtà la sua è più una vendetta, quella che va a portare avanti perché le ammazzano i figli. Un generale si era innamorato di lei, lei lo rifiuta e come vendetta vengono giustiziati i suoi 3 figli. Allora lei si unisce a questa banda di briganti, diventa capo di questa banda fino a quando non arriva a vendicarsi di questo soldato e ci riporta un po' a una contrapposizione con la Medea nella tragedia greca in un certo senso. E di fronte a noi c'è una, diciamo così, rappresentazione che ci evidenzia un cuore che evidentemente è il cuore dello stesso generale. Sì, perché poi sfocia nel mito, quindi si dice che questa brigantessa abbia strappato poi il cuore di questo soldato per arrivare a compiere, diciamo, la sua vendetta. E allora noi tra un po' continueremo la nostra chiacchierata con Anna De Paulis. Prima però torniamo indietro nel tempo, tra virgolette, andando a rivivere le emozioni del coro Aniello Polsi di Vasto che ci ha fatto compagnia in questo Festival Arvì. Sotto la tua finestra ci sta la fondanella, quell'acqua chiara e bella m'ha fatto innamorare. Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. Il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Yeah,
Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, due mostre d'arte, due convegni, due spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Allora, buonasera a tutti e benvenuti ad Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti. Noi siamo il gruppo folcloristico Aniello Polsi di Vasto e siamo ben lieti di essere qui in questa piazza per passare una serata di folklore, di musica e di tradizione. Il nostro coro vanta una storia di 40 anni compiuti l'anno scorso. L'autore di cui il nostro gruppo porta il nome Aniello Polsi, ha scritto tanti dei brani del nostro repertorio, ma il gruppo folcloristico ha in repertorio anche canti di famosi maestri e musici abruzzesi e anche di giovani poeti appena usciti all'avanguardia. E partiamo questa sera con un pezzo a noi abbastanza caro, perché è un inno all'Abruzzo. Il nostro Abruzzo è terra di incanto e di passioni, ricordi indelebili di chi tanti anni fa, per necessità e per bisogno, ha dovuto lasciare questa terra per altre mete e per altre realtà, ma che mai col cuore l'ha abbandonata. E quelle immagini, la piccola casa con le tegole tonde, le fontanelle, le campagne, l'erba verde, le ragazzine con la tina in testa, le risa, l'allegria, tutto questo è il nostro Abruzzo, il suo Abruzzo, quello del protagonista del prossimo canto. La terra dove l'amore nasce, una cartolina che dalla maiella al mare, come un grande giardino colorato, si staglia sotto il cielo turchino. Di Martinicchio e D'Onofrio, Abruzzo e me. Thank you.
Allora, andiamo avanti. Alla casa di Zarrosa e Massere si fa feste. È tempo di raccolta del mais e ci si riunisce tutti quanti in casa della zia Rosa per lavorare tutti insieme. Ma il riunirsi nelle case di tutti era motivo per scherzare, ballare, oltre che per lavorare, e soprattutto per le giovanette e i giovanotti per potersi incontrare, perché tante possibilità poi non ce n'erano, e soprattutto per dichiararsi. Si prendeva a prestito un pegno mentre si scardazzava, cioè si toglievano le foglie al mais, e la zia Rosa dava un pegno a chi trovava il mais rosso, e in questo caso era dare un bacio a un ragazzo o una ragazza, soprattutto a chi sapeva che aveva un filarino, diciamo così, con la ragazza o con il ragazzo in questione. Ma andiamo avanti e vediamo come va a finire questa storia. Marrocco e Frusce di Polsi. Andiamo avanti con il prossimo canto, sempre del maestro Polsi. Quando meno te lo aspetti, quando non ci credi più, è allora che la vita mette sul tuo cammino la persona che renderà la tua vita una favola speciale. Questo è capitato al protagonista del prossimo canto. Una figura angelica finalmente ha bussato al suo cuore e ha illuminato il suo cammino, e lui, non più solo ormai, benedice quell'istante e il fatto che con quell'incontro ha fatto entrare il sole nella sua esistenza. Di Polsi, mi si tuzzulata lo cor.
Aria di maggio, aria di primavera, e lui pensa a lei, a Rosinelle, ma gli manca il coraggio, vorrebbe dichiararsi, deve dirle che è solo a lei che pensa, che è solo a lei che vuole stringere a sé, che vuole abbracciare, e così prende il coraggio a due mani e si dichiara, a lei che ha il sole negli occhi e che con gli occhi vuole parlarle, a lei che se accetterà rimarrà abbracciato stretto stretto, voc a voc, cora a cora. Solista Roberto Spallini, versi e musica di Aniello Polsi, voc a voc. Roberto Spallini, grazie. A proposito del fatto che vi dicevo inizialmente che questo coro conta 40 anni di storia, beh, lui è il nostro pilastro perché è con noi da 40 anni, quindi voglio dire grazie a nome di tutto il coro. E approfitto in questo momento di intervallo per dire anche il nome della nostra del nostro maestro, Marilena Lucci, a cui io indirizzo a nome mio e di tutti un applauso per il supporto e per l'impegno che ha nel portare avanti questo coro, anche se è una giovane direttrice, veramente tanto lavoro e tanto sacrificio dentro questo coro. Quindi grazie. E i nostri fisarmonicisti, il maestro Antonio Maiori e la maestra Diana Baboro, conosciutissima
nella nostra regione. E andiamo avanti. Nel paese, in ogni paese, ogni piccolo paese, c'è sempre una ragazza, una giovincella un pochino più civettuola, a cui piace cambiare d'abito, a cui piace farsi notare. Ed è il caso della protagonista del prossimo brano, in questo caso Maria Nicole, la quale cambia vestito spesso, passeggia per i vicoli e per le piazze del centro cercando di farsi notare, ma tutti gli dicono: Maria Nicole belle, chi te l'ha fatta fa? Sei una bella giovanetta, ti potevi marità. Signori, Maria Nicole. Testimoni degli amori che nascono e che crescono, ma spesso sono anche destinati a finire. E quale stagione migliore se non l'estate guardiana di questi eventi? Il nostro protagonista, per esempio, un giorno, come normalmente fa, scende in spiaggia e decide di fare due bracciate per rinfrescarsi, ma all'entrata in acqua lo colpisce una visione celestiale, una sirena incantatrice che lo ammalia e lo incanta. E da quel momento non passa attimo di giorno e di notte che il suo cuore non batte per lei, ma il vento, le onde che questa visione gli hanno regalato, un bel giorno gliela portano via. Lui, tornato per risentire il canto ammaliatore della sua sirena, non la trova più. Lei è sparita e il suo cuore ferito è rimasto a fargli compagnia. Di Mazzetta e di Orio, Sirene de Mare.
era la famosa Sirene de Mare di Diorio. Ma noi siamo un coro, come dicevo prima, che viene da una città di mare, per cui teniamo in maniera particolare a citare tutto quello che è la nostra cittadina, il nostro territorio e anche il nostro mestiere più diffuso, che è quello dell'umarenar. È un mestiere molto duro e faticoso, però il protagonista del prossimo canto ci spiega che lo fa in maniera allegra, con passione, come gli è stato tramandato dai suoi nonni, dai suoi avi, e la sua sposa, che lo affianca in questo lavoro, lo accompagna la mattina quando va a raccogliere le reti, quando torna sulla battigia a tirare su il pesce che ha pescato, e lei non vuole altro, non vuole un sarto, non vuole il calzolaio, vuole un marinaio a fianco a sé per sentire tutto il giorno il sapore e l'odore del mare, perché questo la rende gioiosa e felice come il suo sposo. L'arta più prelebate. Per noi un inno al nostro Abruzzo, il nostro Abruzzo che è fatto di mare, di monti, di verdi, di colline, e
è un quadro d'autore che tutti dovremmo conoscere, noi stessi abruzzesi che probabilmente tanto non la conosciamo. Ed è questo l'inno che ha scritto il nostro maestro Polsi per tutti noi e per tutti quelli che vengono nel nostro Abruzzo, nella nostra meravigliosa terra. V'aspetteme all'Abruzzo! Con questo brano il gruppo folcloristico Aniello Polsi di Vasto si congeda da voi, vi ringrazia per il gentile ascolto, ringraziamo la maestra, il maestro Marilena Lucci, i maestri Antonio Maiori e Diana Baboro e tutto il gruppo folcloristico Aniello Polsi, oggi purtroppo in situazione rimaneggiata, purtroppo, perché essendo un'infrasettimanale tanti di noi lavoravano e quindi abbiamo dato così un assaggio, ma eravamo troppo contenti di venire qui, quindi anche se in parte abbiamo voluto accettare l'invito perché ci tenevamo in maniera particolare. E adesso continuiamo la serata. Grazie a tutti. Sotto la tua
Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa. Il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, 2 mostre d'arte, 2 convegni, 2 spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Allora Anna, mostra bella da raccontare, però principalmente bisogna osservarla e leggere nel dettaglio quella che è un po' la storia del brigantaggio al femminile. Ti chiedo futuri progetti, i tuoi, quelli della galleria, se ci saranno altre mostre? Allora sì, la galleria tornerà sicuramente con nuove esposizioni dall'autunno. Le nostre esposizioni sono gratuite, quindi tutti quelli che vogliono seguirci e venirci a trovare, ecco, sono più che ben accetti. Per quanto riguarda il prossimo evento, invece sarà un concorso di estempore che terremo a Piano Grande di Torricella e ci tengo ad invitare tutti gli artisti interessati. Benissimo, allora l'invito lo giriamo a voi, amiche ed amici telespettatori di Rete 8 e di pomeriggio. Ringraziamo Anna De Paulis non solo per averci fatto compagnia, ma anche per averci deliziato con la sua bellissima mostra. Ci vediamo domani alla solita ora, alle ore 15, sempre su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre. Buon pomeriggio. Sotto la tua finestra. Il titolo Arvì racchiude in sé il desiderio di ritorno, di ricongiungimento e di rinascita. Proprio come il protagonista del canto popolare abruzzese attende con impazienza il ritorno della sua amata, Arvì, Festival di Musica, Arti e Canti, ha invitato tutti a tornare a riscoprire le proprie radici, immergendosi nella bellezza della cultura abruzzese e celebrando la forza di un legame che resiste al tempo e alla distanza. Arvì ha rappresentato un'occasione unica per conoscere e apprezzare la ricchezza culturale dell'Abruzzo, condividere momenti di gioia e convivialità e sentirsi parte di una comunità viva e coesa.
e il festival si è proposto di diventare un punto di riferimento per la cultura abruzzese, un ponte tra le generazioni e un simbolo dell'identità di questa terra. Durante il festival abbiamo ospitato 500 coristi abruzzesi, due mostre d'arte, due convegni, due spettacoli teatrali, 10 spettacoli musicali, un cortometraggio, una vasta area food. Grazie alla nostra copertura mediatica abbiamo prodotto e pubblicato circa 700 foto, ottenendo oltre 400.000 visualizzazioni totali sulle nostre piattaforme social. Questi numeri testimoniano l'ampia partecipazione e l'interesse suscitato dal festival, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di Arvì. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso questo festival un'esperienza indimenticabile. Con la promessa di continuare a celebrare e valorizzare la cultura abruzzese, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arvì. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle nostre future iniziative e per rivivere le emozioni indimenticabili di questa prima edizione di Arvì, che trasmetteremo su Rete 8 dal 15 al 31 luglio alle ore 15. Grazie.